Edilizia, legno, cemento, verso lo sciopero nazionale, il comparto delle costruzioni nelle Marche, persi in 10 anni 13.000 posti di lavoro, mentre le prospettive per la ricostruzione post-terremoto sono ancora tali a 2 anni e mezzo dalle scosse, nel groviglio di norme e burocrazia. La ricostruzione post-sisma rimane comunque un'opportunità per il settore delle costruzioni. Purtroppo a 2 anni e mezzo però dall'evento sismico del 2016 noi assistiamo a una lentezza della ricostruzione. Una ricostruzione che riguarda 42.000 edifici danneggiati tra privati e pubblici e appena l'8% è stato ricostruito. Sul fronte infrastrutturale nelle Marche ci sono investimenti per 5 miliardi già stanziati ma fermi per problemi amministrativi, burocratici o problemi alle aziende degli appalti. Noi parliamo molto spesso della Quadrilatero, ma non è l'unico lavoro che stiamo aspettando, ci sono raddoppi ferroviari, insomma sono tante le cose all'interno delle Marche che andrebbero sbloccate e tanti lavori che potrebbero essere finanziati. Una crisi devastante che inizialmente è iniziata soltanto nel settore edile, che poi ha trascinato anche tutti gli altri settori ad essi collegati, dai lapidi, falegnami, legno, arredamento. Solo nelle Marche parliamo di 12-13 mila posti di lavoro in meno, di 3-4 mila imprese in meno.